Ieri mattina mi sono alzata e non l'ho più trovata a casa. L'ho chiamato, mi ha detto: sto passeggiando, sto andando a San Giovanni, stai tranquilla, ci si vede dopo. Poi non ho più avuto notizie, il telefonino risulta irraggiungibile, sicuramente sarà scarico. Giovanni Grisorio è scomparso da ieri mattina, 45enne, abita assieme alla moglie a Santa Barbara nel comune di Cavriglia. L'uomo con problemi di deambulazione era uscito da casa solamente con un marsupio per fare una passeggiata, ma di lui si sono perse le tracce. Cosa pensa possa essere successo? Che si sia sentito male, lui soffre di paraparesi spastica, magari, che ne so, camminando un po' a lungo a piedi verso Figline si sia stancato un po' troppo col sole, si è cascato. La moglie ha denunciato la scomparsa e sono così scattate le ricerche. Sul posto, oltre ai carabinieri, vigili del fuoco, la polizia municipale, i volontari delle associazioni di protezione civile e il soccorso alpino. Al confine tra la provincia di Arezzo e quella di Firenze a Matassino, i vigili del fuoco hanno allestito la propria base con l'unità di controllo locale. Proprio qui, infatti, l'ultima cella agganciata dalla cellulare della 45enne. Sul posto c'è il nostro drago che sta sorvolato la zona dell'Arno, stanno arrivando le unità cinofile da Livorno e i droni dei vigili del fuoco. Squadre a terra, una squadra del distaccamento di Montevarchi, il posto di comando avanzato con le unità TAS-2 che stanno pianificando e scaricando le tracce, tutta la pianificazione. Le ricerche proseguiranno anche nella notte, ma intanto cresce attimo dopo attimo la preoccupazione della moglie. Per favore, chiunque abbia una minima idea, cioè l'abbia intravisto da qualche parte. Io non so più dove sbattere il capo.